la Fiera del Levante è oramai tradizionalmente momento di ripresa della vita istituzionale della Regione, un momento di vera ripresa per la Regione, dice il consigliere regionale emiliano sindaco di Puglia Sabino Zinni, che parla appunto della necessità per la nostra Regione di fare sistema. Consigliere, siamo all'inizio della Fiera del Levante che segna anche la ripresa della stagione economica per questo territorio. Qual è, secondo lei, la situazione nella nostra Puglia? Beh, la Puglia quest'estate è stata sugli scudi. E dal punto di vista dell'industria turistica sicuramente le cose marciano in maniera adeguata. In questo devo dire che purtroppo la nostra BAT è un po' fanalino di coda, perché non riusciamo ad imprimere un cambio di passo su questo terreno dell'industria turistico-culturale, pur avendone tutte le caratteristiche, ma evidentemente non abbiamo, pur avendo Castel del Monte, pur avendo Trani, non abbiamo la capacità di mettere a sistema questa cosa qua. È una cosa di cui abbiamo parlato spesso in campagna elettorale, dobbiamo cercare di rimediare. È chiaro che a fronte di tutto ciò la Puglia, come tutte le regioni del Mezzogiorno in particolare, ma anche come tutta l'Italia, ha una sofferenza in termini soprattutto di occupazionali e in termini di industrie serie, nel senso non che l'industria del turismo non lo sia, ma industrie che sono manifatturiere produttive. Su questo terreno io credo che il lavoro che ci accingiamo a fare, dico ci accingiamo perché in realtà i tempi di insediamento del Consiglio sono stati abbastanza dilatati, sia un lavoro che deve badare a questa questione qua, riposizionare la Puglia, che pure non è all'anno zero, che con i 10 anni di ventola notevoli progressi ha fatto, in un contesto che ponga la Puglia non solo nell'Italia meridionale, dove lo è già, ma in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, come un punto di riferimento. In questo senso il lavoro da farsi è un lavoro importante. Fondi strutturali non possono più essere, diciamo, rispediti al mittente. Bisogna fare una battaglia politica anche a livello nazionale e il nostro Stato a livello europeo per l'allentamento del patto di stabilità, perché proprio stamattina mi sono trovato un episodio assurdo di soldi in cassa che non si possono spendere per questo marchingegno tutto misterioso che, diciamo, è difficile capirlo per me, anzi quasi impossibile capirlo, figuriamoci alla gente comune. Tutto questo va fatto. Io credo che la Fiera del Levante, come sempre stato, può rappresentare un momento di ripartenza vera. Il lavoro è tutto in salita, però io credo che la nostra Regione abbia le caratteristiche, le potenzialità per fare un lavoro serio.